Rizza le orecchie, torna alla carica e oggi andiamo a parlare di 5 REITs che secondo me non dovresti perderti nel mercato australiano, il famoso indice ASX. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale, sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come promesso, ricominciamo con la rubrica relativa a REITs, anzi REITs alle orecchie, che in questo caso sono presenti sul mercato mondiale e che poi andremo ad aggiungere sul nostro portafoglio virtuale che andiamo a seguire e monitorare di volta in volta su Wallmine per vedere se abbiamo fatto le scelte giuste. Questo anche in funzione del sondaggio che avevo lanciato appunto tempo fa su Telegram e nella quale ha riportato degli ottimi risultati sia Buonanotte Mercati che è uscita lunedì scorso con il primo video, che rizza le orecchie, che esce appunto oggi. In particolare oggi andiamo a concentrarci su alcune aziende quotate sul mercato australiano. Come sempre andiamo ad analizzare il loro business, quali sono i punti di forza e quali sono i punti deboli, e come possiamo andare a guadagnare in termini di capital gain, e anche come possiamo usufruire del dividendo considerando appunto la doppia tassazione. Vado a semplificare tutte queste analisi come sempre, oltre che con le schermate del famoso Simply Wall Street, anche con le slide in PowerPoint che ho preparato per voi e che andiamo a discutere assieme. Vi ricordo ovviamente che lancerò successivamente, dopo ogni video di questa serie, un sondaggio su Telegram per farvi scegliere quali di questi 5 saranno o sarà, diciamo se sono 1 o 2, da aggiungere al nostro portafoglio di Wallmine. Bene, siete pronti per immergervi in questa nuova avventura? Penso proprio di sì. Cominciamo. Allora, partiamo come sempre con le nostre simpatiche slide che ci aiutano meglio a capire il percorso ed anche ad individuare al meglio le aziende. Come sempre, i disclaimer qui sono sempre d'obbligo, ma sono parte importante del processo di gestione delle informazioni, per cui si tratta di aziende di paesi un po' meno liquidi dei soliti mercati che utilizziamo. Sono tutte soggette a una tassazione doppia, perché ne hanno una alla fonte. Sono aziende che non vanno bene per tutte le strategie di investimento. Non è detto che abbiano dividendi stabili, perché non possiamo sapere quello che ci aspetta il futuro. E poi non sono consigli finanziari, come sempre, ma porto questo video solo a scopo educativo ed illustrativo. La prima azienda che andiamo ad analizzare oggi si chiama Servcorp. Servcorp Limited fornisce uffici virtuali e con servizi esecutivi, co-working and IT, comunicazioni e servizi di segreteria. Offre soluzioni di spazi per uffici, servizi di ufficio virtuale come ad esempio un indirizzo commerciale, segreteria, receptionist, inoltre della posta e servizi di risposta telefonica. Inoltre i servizi di coworking e sale riunioni. L'azienda opera in Australia, Nuova Zelanda, Sud-Est asiatico, Stati Uniti, Europa e Medio Oriente, Asia settentrionale e anche a livello internazionale. Servcorp Limited è stata fondata nel 1978 ed ha sede a Sydney, in Australia. Il suo ticker è SRV. Ha una market cap di 368 milioni di dollari australiani, che equivalgono a circa 246 milioni di euro, ha 630 dipendenti ed è stata fondata nel mio anno di nascita, che è il 1978. Dividendo, come dicevo prima, lordo del 4,74% con un netto in tasca per noi italiani che sarebbe del 2,46%. Dalla seconda slide possiamo anche notare come il fatturato sia calato del 22% nel 2021, così come il proprio NPBT. Il net profit before tax, che sarebbe il profitto netto prima delle tasse, anch'esso calato del 20%. L'azienda comunque non si aspetta dei risultati così negativi per il 2022, dal suo outlook si sente di fornire ai propri investitori delle previsioni positive appunto per il nuovo anno. Nella terza slide possiamo vedere che è presente in 21 nazioni diverse, in 43 città diverse e ha 125 proprietà diverse. In piena pandemia hanno anche inaugurato una nuova struttura a Manila, chiudendone due che non ritenevano profittevoli o comunque che ritenevano poco profittevoli, una ad Alcobar e l'altra a New York City. Il numero di uffici è cresciuto di 102 unità, passando dagli attuali 5.141 uffici affittabili, con prospettive di aggiungerne altri 188 nel 2022. Attualmente il 72% degli stabili è occupato ed è utilizzato e ovviamente capiamo che per rendere l'azienda nuovamente profittevole, questo deve riavvicinarsi perlomeno al 90% dell'utilizzo. Per quanto riguarda prospettive di crescita, circa 14,3% annuo per quanto concerne gli earnings e un 5,3% in termini di fatturato totale. A mio parere sono delle
prospettive ampiamente raggiungibili, non saremo chiusi mica per sempre, insomma. Una situazione finanziaria secondo me più che ottima, anche perdendo un 20% fatturato di cash, vediamo che comunque si trova in una posizione solidissima, praticamente in assenza di debito. Come dicevamo all'inizio, il dividendo è sopra la media di mercato, che di solitamente per questa tipologia di REIT è del 2.5%, contro il dividendo di Servcorp, che appunto avevamo menzionato essere all'ordo del 4.7%. Il secondo REIT è Vicinity. Vicinity Centers o Vicinity The Group è uno dei principali gruppi di proprietà al dettaglio in Australia, con una piattaforma di gestione patrimoniale completamente integrata e 24 miliardi di dollari di asset retail gestiti in 63 centri commerciali. È il secondo gestore quotato in borsa per proprietà retail australiane. Vicinity ha un portafoglio diretto con partecipazioni in 60 centri commerciali, incluso il business DFO Brisbane, e gestisce anche 31 asset per conto di Strategic Partners, 28 dei quali sono in comproprietà del gruppo. Vicinity è quotata all'Australian Security Exchange, la ASX, con il codice VCX. La sua market cap è di 7.7 miliardi di dollari australiani, che corrispondono a circa 5.16 miliardi di euro. È stata fondata nel 1985 e ha un dividendo lordo del 7.79%, con un netto per noi italiani che sarebbe il 4%. Attualmente impiega 1.200 dipendenti. L'azienda possiede circa 59 proprietà, con un'area affittabile di 2.421 metri quadri e un valore totale di circa 13 miliardi e mezzo di dollari australiani. Rispetto al precedente REIT possiamo notare che qui il tasso di occupancy superiore al 98%, che la rende secondo me molto ma molto più appetibile. In termini geografici, quasi il 15% delle proprietà si trova in centro città, con un 11% in zone definite regionali e un 18% in zone definite regional importanti, un 20% in zone subregionali e poi un 22% in zone superregionali. In questa slide possiamo vedere come l'azienda divide in due gruppi diversi i propri affittuari. Il primo gruppo è relativo ai marchi e il secondo gruppo è invece relativo a gruppi, nel senso di gruppi commerciali. Per quanto riguarda i marchi, vediamo Coles, Woolworths e Kmart, che sono le aziende con maggiori proprietà, rispettivamente 37, 34 e 25 negozi. Tra i marchi abbiamo anche Target, che sarebbe il classico TGT, quotato sul mercato americano. Se invece si guarda in termini di gruppi totali, Woolworths Group ha 61 proprietà in affitto, Wesfarmers 42 e Coles Group 56. In termini di crescita futura, gli earnings sono previsti crescere del 31.8% su base annua, mentre per quanto riguarda il fatturato si prevede un leggero calo, una flessione di circa il 3.1% su base annua. Ovviamente, essendo il fatturato quello che porta ricchezza all'azienda, questo è un dato che secondo me da tenere particolarmente in considerazione. Dal punto di vista della salute finanziaria, come si può vedere da questa slide, anche in questo caso ci si trova di fronte a un'azienda molto ma molto solida, che possiede quasi tre volte il valore di equity rispetto ai propri debiti. Per quanto invece riguarda il valore dell'investimento, se si guarda appunto il dividendo, per questa particolare tipologia di REIT, il dividendo medio di mercato è del 3.6%, mentre, come dicevamo all'inizio, Vicinity ci offre un 7.8% lordo. La terza azienda è Cedar Woods Properties Limited, che è impiegata in attività di investimento e sviluppo immobiliare, come tutte quante quelle di questo lotto. È coinvolta nella suddivisione del territorio urbano e dello sviluppo di progetti residenziali, commerciali e di vendita al dettaglio in Western Australia, South Australia, Victoria e Queensland. Il portafoglio immobiliare della società comprende anche appartamenti, ma uffici, villette a schiera di media ed alta densità, per cui è molto più diversificato. Cedar Woods Properties Limited è stata costituita nel 1987 e ha sede a West Perth, in Australia. Il suo ticker è CWP e ha un dividendo lordo del 4.9%, che al netto delle tasse ci farebbe incassare a noi italiani un 2.53% netto. Ha una market cap di 444 milioni di dollari australiani, che al cambio attuale sono circa 298 milioni di euro. Un'azienda che in toto viene gestita da circa 93 dipendenti, azienda che rispetto alle prime due ha avuto un 2021 leggermente migliore. Infatti il return on equity è stato dell'8.2% più alto rispetto al target che l'azienda si era prefissata, ed è anche riuscita a piazzare 478 milioni di pre-sale contract, che sono circa il 33% in più rispetto all'anno precedente. Il net profit dopo le tasse è di 32.8 milioni di dollari australiani, in crescita rispetto al 2020. Fatturato totale di quasi 300 milioni di dollari australiani, per cui molto di più appunto anche in questo caso rispetto al 2020, e un earning per share che è anche questo in ascesa con 40.7 centesimi. Il dividendo annuale è di circa 26.5 centesimi di dollari australiani, anche questo in crescita rispetto all'anno precedente. In termini di asset totali ci troviamo quasi 652 milioni di dollari australiani,
Se consideriamo invece solo le equities, siamo intorno ai 400 milioni, con un debito di circa 113 milioni di dollari australiani. Prospettive di crescita piuttosto rosee secondo quelle che sono le opinioni degli analisti. Infatti il Cedar Woods dovrebbe crescere di 11.4 punti percentuali annui per quanto riguarda gli earnings e del 9% sul base annuo invece per quanto riguarda il proprio fatturato. Anche in questo caso la salute finanziaria è ottima, così come diciamo poco fa, con 400 milioni di dollari australiani di asset contro i soli 118 milioni di dollari di debito, il che porta il rapporto debito equity al circa 29.7%. Dividendo per questa tipologia di REIT, che in media dovrebbe essere un 2.5%, mentre per quanto riguarda Cedar ci troviamo, come dicevamo all'inizio, un 4.9% lordo. L'ultima azienda di questa carrellata è Elanor Retail Property Fund, che è un REIT a gestione esterna che investe in proprietà retail australiane. Il fondo investe in centri commerciali di quartiere e subregionali di altissima qualità e che sono non discrezionali. La strategia di Elanor Retail consiste nell'acquisire attività che forniscono un forte reddito e un potenziale di crescita del capitale, per cui andare a portare anche del capital gain agli investitori. Il team di gestione della Elanor ha una comprovata esperienza nella identificazione e nella gestione di beni immobiliari al dettaglio ad alto valore di investimento, questo secondo quelle che sono le note dell'azienda. Di questo noi siamo contenti, ma l'azienda è comunque piccola, talmente piccola che da nessuna parte io sono riuscito a trovare informazioni su quanti dipendenti lavorano per essa. Possiamo solo dire che il suo ticker è ERF, che ha un dividendo lordo del 7.95%, che al netto farebbero entrare in tasca a noi italiani un 4.12%, e che la sua capitalizzazione di mercato attualmente è 139 milioni di dollari australiani, che sono circa 93 milioni di euro, per cui si tratta dell'azienda più piccola al momento, ma non è la più piccola delle 5. In termini di aziende clienti, anche come si può vedere da questa slide, in questo caso si trovano grossi nomi nell'ambito della grande distribuzione, per cui andiamo a trovare Target, Coles e Woolworth, e andiamo anche a trovare la famosissima Aldi, il discount tedesco. Invece in termini di spazio fornito in affitto sono circa 60.693 metri quadrati con un tasso di occupazione che supera di poco il 95%, per cui un tasso ottimo. Da questa ulteriore slide riusciamo anche a vedere che il 97% degli affitti viene riscosso e che l'azienda paga 8.67 centesimi di dividendo annuo con un payout ratio del 95% e ogni anno fa anche una distribuzione speciale che di solito è di circa 12 centesimi di dividendo per ogni singola azione, il che fa molto ma molto piacere. Capiamo anche che c'è una diversificazione in termini di portafoglio medio riguardo al cap rate, con un 7.16% di unità subregionali e un 7.63% che sono invece in zone ad alta densità di popolazione. In questo caso abbiamo prospettive meno rosee in termini di crescita del fatturato, con stime che si attestano intorno al meno 13%, mentre per quanto riguarda invece gli earnings abbiamo una previsione piuttosto positiva con una crescita stimata su base annua del 30%. La situazione finanziaria sembra abbastanza sostenibile, comunque con un rapporto debiti equity del 44.5%, l'azienda possiede circa 158 milioni di dollari australiani di equity a fronte di un debito di 70 milioni. Per quanto riguarda il dividendo siamo, come dicevamo prima, circa quasi un 8% lordo, mentre la media di mercato per questa particolare tipologia di REIT dovrebbe essere un 3.6%, per cui l'azienda è abbastanza appetibile. Andiamo a parlare dell'ultima azienda del lotto, in questo caso si chiama Dexus. Dexus Convenience Retail REIT, precedentemente conosciuta come APN Convenience Retail REIT, è un fondo REIT che ha sede appunto in Australia. Questa società possiede e gestisce un portafoglio di proprietà di vendita al dettaglio. Possiede un portafoglio di circa 107 stazioni di servizio e attività di vendita al dettaglio situate negli stati della costa orientale dell'Australia. Il portafoglio della società offre una combinazione di sedi operative e nuovi siti. L'obiettivo di questo REIT è fornire, anche in questo caso, un reddito sostenibile e stabile e potenziale di crescita del reddito ai propri investitori attraverso aumenti annuali del canone di locazione ai propri locatari. Il gestore del fondo della società è Convenience Retail Management Partners Limited, che si occupa di fornire servizi di gestione degli investimenti e servizi di gestione immobiliari. Anche in questo caso, essendo un'azienda molto piccola, ho fatto fatica a trovare informazioni, in particolare in relazione alla fondazione dell'azienda e al numero di dipendenti. Ma qui si tratta di un REIT ancora ma molto piccolo di quello precedente, con una capitalizzazione di mercato veramente bassa, 10.7 milioni di dollari australiani, che convertiti al tasso attuale sono circa 7.2 milioni di euro. Il suo dividendo attuale lordo è del 6.24%, che porterebbe a noi italiani in tasca un 3.23% netto, e l'azienda ha il ticker DXC.
L'azienda ha un grandissimo risultato e che è quello che va a incassare il 98% dei propri affitti e ha anche 195.000 metri quadri di uffici in affitto e con piani di investimento per quasi 6.4 miliardi di dollari australiani. Anche ha incrementato il proprio personale di 43 unità, anche se mi piacerebbe sapere rispetto a quanti fossero prima, visto che non so quante persone lavorino attualmente per Dexus. L'azienda ha un total portfolio di 17.1 miliardi di dollari australiani, in crescita del 3.5%, un portafoglio di uffici di 13.9 miliardi con un incremento dell'1.4% e un portafoglio industriale di 2.9 miliardi con un incremento di circa 377 milioni di dollari australiani che si converte in quasi un 15%. In termini di diversificazione settoriale abbiamo 1.3 miliardi in securities, 0.7 miliardi in healthcare, 6.2 miliardi in retail, 4.8 miliardi nell'industriale e 12 miliardi negli uffici. Prospettive di crescita più che rosee con una previsione del 17.3% per quanto riguarda gli earnings ed un 6.4% per quanto riguarda il fatturato, sempre stimato e sempre su base annuale. Anche in questo caso c'è una buona salute finanziaria con 453 milioni di dollari di asset contro i 182 milioni di dollari di debiti che portano ad avere un rapporto debiti-equity del 40%. Dividendo, come dicevamo all'inizio, che è del 6.2% lordo contro una media di mercato per questa particolare tipologia di REIT che è del 3.6%, il che lo fanno essere molto ma molto appetibile. Bene, questa era la carrellata dei nostri 5 REIT australiani. Quali trovi essere il più interessante per te? Fammelo sapere con la votazione del sondaggio Telegram che andrò a lanciare a breve. Inoltre, mi farebbe molto piacere conoscere le tue impressioni su questi 5 REIT, su queste 5 aziende. Se le conoscevi già, se le avevi già in watchlist, o se comunque sei interessato in generale al mercato australiano perché lo vedo poco battuto su internet. Ovviamente, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. E se il video è stato di tuo gradimento, fallo capire all'algoritmo di YouTube con un bel pollice in su. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo mercoledì prossimo con Rizza la Vecchia e domani con un nuovo video. Ciao!